Vediamo un po' il problema concreto, cioè andiamo a calcolarci la coppia, facciamo un esempio concreto. Questo rispetto alla dispensa è in due pagine extra che ho aggiunto in seguito, per cui quando metto le coppie su state attenti alla numerazione. Allora, noi a questo punto diciamo che abbiamo il nostro motore a gabbietta, consideriamo una singola spira adesso, quindi per ora abbiamo soltanto una spira che ruota, quindi questa c'ha la sua normale N, e c'è il campo B, B ruota, N ruota, però non hanno la stessa velocità angolare. Ricordate che qui la base, perché questo possa funzionare, è uno slip. Quindi abbiamo una omega, lo chiamo quello della spira, omega primo quello del campo B, il campo di statore, diverso da omega. Di omega è qualcosa che ha a che fare con lo slip. Diciamo è lo spostamento tra le due frequenze, ossia è il modulo della differenza tra le due. Sappiamo che in realtà è più grande questa di questa. Adesso per avere lo shift devo dividere, devo farlo relativo, quindi diciamo se questo per esempio, questa è 50, questa è 49, lo shift relativo è di un cinquantesimo perché devo ridividere per questa. E poi parlo in percento, quindi in realtà lo shift è il 2%. Adesso a me interessa invece la differenza tra le due frequenze, quindi in questo caso in valore assoluto sono 50 Hz meno 49 Hz, 1 Hz di differenza. Allora, perché mi interessa? Perché l'angolo tra i due si apre, piano progressivamente si apre, nel senso che N ruota, B ruota, e però siccome B ruota più veloce, quest'angolo progressivamente è sempre più grande. Come cresce? Beh, sarà la differenza tra omega t e omega primo t. Scusate, adesso questo è più grande, questo è più piccolo, ma insomma, quindi sarà uguale a d omega per t. Quindi la differenza tra le due frequenze è moltiplicata. Quindi l'angolo tra i due, quest'angolo qui, che vedete qua, è d omega per t. Allora, adesso andiamo a applicare Faraday. E sulla base della legge di Faraday ora il flusso in un momento qualsiasi del campo magnetico è B scalare N per la superficie della spira. Quindi è uguale, questo prodotto scalare è uguale al modulo di B per il modulo di N che è 1, quindi per la superficie, però c'è il prodotto scalare, quindi il coseno di questo angolo, coseno di omega per t. Attenzione, questo non è omega per t, che sarebbe il coseno dell'angolo tra il campo magnetico e un asse fisso, oppure dell'angolo tra la normale e un asse fisso, omega primo t. Tra il campo magnetico e un asse fisso, omega t tra la normale e l'asse fisso, d omega t tra i due senza più l'asse fisso. L'asse fisso non sappiamo dove stia, però pian piano si sta aprendo l'angolo tra i due. Quindi d omega per t, bs coseno di omega per t. Questo è il flusso. Applichiamo la legge di Faraday che mi dice che la tensione prodotta tra due punti qualsiasi di questa cosa qui, o se volete la forza elettromotrice che viene messa in giro, applico la regola, questa è la normale positiva, quindi questo per me è il mio verso positivo di scorrimento, è uguale a meno, e questo coseno è stato calcolato come angolo rispetto alla normale, è uguale a meno di phi su dt, dove ovviamente il flusso deve essere calcolato in modo da essere normale in questa direzione. Quindi è uguale, facciamo questa derivata. Allora, derivando il coseno mi viene fuori meno seno, quindi il meno si cancella con questo. Quindi mi rimane S per B, che sono sti due, e per d omega, quando faccio la derivata questo viene fuori, per il seno di d omega t.
attenzione a questo e al segno, questa volta è importante. Allora, a questo punto l'intensità che scorre per questo sarà uguale alla tensione diviso la resistenza. E il momento magnetico che mi interessa, ricordate, è uguale a intensità per S, e poi è diretto come una normale, quindi è positivo rispetto ai versi che abbiamo dato fino adesso. Quindi questo va inteso come componente del momento magnetico, quella lunga la normale, altrimenti se volete metto la N, ma insomma. Quindi IS per... allora, questo è uguale, allora, la S c'è qui e c'è qui, queste sono due S diverse, una perché il momento magnetico è l'intensità per la superficie, l'altra perché la tensione indotta dipende da quel flusso e quindi dalla superficie, quindi qui c'è un bel S quadro. Poi mi rimane B, il modulo del campo, devo dividere tutto per la resistenza che è qui al denominatore e poi c'ho questi due fattori che mi vengono da V. Per d omega seno di, scusate, d omega t. Occhio sempre ai segni. Occhio ai segni perché adesso mi interessa la coppia. La coppia di questi due, ricordate, la coppia, allora, io ho questi due vettori perché il momento praticamente è orientato così, il momento magnetico è orientato come n. Quindi siccome abbiamo che la coppia M è uguale a mu vettor B, se il momento magnetico è orientato così, e diciamo prendiamo un valore del seno positivo in questo momento, se il valore del seno è positivo il momento magnetico è orientato così, se il valore del seno è negativo il momento magnetico sarà orientato al contrario. Adesso supponiamo all'inizio per un po' il seno è positivo, poi diventerà negativo. Quest'angolo cresce, valori piccoli ma vicini allo zero, il seno è positivo. Allora, quindi all'inizio si sta aprendo quest'angolo, il seno è positivo e quindi il momento è diretto così. Allora se applichiamo pollice e indice la coppia è diretta verso, in questa maniera è diretta come la velocità angolare, si stanno muovendo da questa parte tutti e due, si stanno muovendo perché l'angolo si sta aprendo pian piano in qua. Ricordate, la velocità angolare di questo è maggiore di quella di questo, quindi l'angolo si apre da questa parte e quindi la velocità angolare deve essere diretta in qua se la velocità angolare di questo è maggiore di quella di questo. Occhio che qui ai segni bisogna stare attenti. Allora, quindi abbiamo mu vettor b, quindi adesso calcoliamo questa roba come mu b ed è diretta verso di noi, quindi la coppia m intesa, attenzione, intesa come una componente in questa direzione, nella direzione che è positiva rispetto a una rotazione che avviene in questo senso. La coppia m è uguale a mu, che è questa roba che abbiamo calcolato qui, per b, per il seno dell'angolo tra i due, cioè di omega per t. Ed è qui che i segni diventano importanti, perché qui c'è un segno più, qui c'è un segno più, qui c'è il seno e qui c'è il seno. Nel risultato del prodotto io ho il seno quadro. Questo è fondamentale perché significa che la coppia che sta venendo sviluppata è sempre positiva, cosa che non è scontato, o almeno ha sempre lo stesso segno, perché col seno quadro può essere 0, può essere 1, ma ha sempre lo stesso segno, non vi diventa negativo. Questo da solo diventa negativo, cioè il momento a volte è diretto così, a volte è diretto al contrario. B a volte è diretto così, a volte è diretto al contrario, ma è importante che il prodotto vettore tra i due sia sempre diretto da questa parte, perché sennò non avete un motore, avete un oggetto che oscilla e poi torna indietro. Invece questo a forza di calci, ma deve sempre andare dalla stessa parte. Calci perché il seno quadro è una funzione oscillante. Oscillante ma mai negativa. Quindi facciamo il prodotto tra i due. Questo qui è uguale, allora, abbiamo detto, allora qui c'ho S quadro, B su R, qui c'ho un altro B, quindi S quadro, B quadro su R, di omega, questo è lineare, non è quadratico, sen quadro di omega per T. Allora,
Questo per quanto riguarda la singola spira. La singola spira è un motore asincrono di suo, è importante osservare questo fatto perché la coppia è sempre positiva. Quindi l'unico difetto è che questa coppia ha una funzione che va avanti così, praticamente, quindi ve lo fa andare avanti a calci il motore. Questa è la ragione per cui ci mettiamo la gabbietta, per avere diverse coppie leggermente sfasate una rispetto all'altra, perché ricordate, una spira così, quindi questa è la normale, questa è la normale, questa è la normale, è chiaro che le coppie non hanno la stessa fase e quindi quando le mettete tutte assieme saranno tutte positive, ma vi regolarizzano il movimento del motore. Andiamo a fare la nostra somma. Allora, come abbiamo appena scritto, per una singola spira abbiamo che la coppia diretta verso di noi, ricordate, viene verso di noi, questa era la normale in un certo momento, questo era il campo magnetico in un certo momento, la nostra coppia M è questa, e il suo valore in questa direzione è uguale a S quadro B su R di omega, sen quadro di omega t, scusate, di omega per t. Adesso andiamoci a mettere un'altra spira vicino. Dunque, questa è la spira che abbiamo appena calcolato, ma vicino, mettiamola così, c'è un'altra spira. Quindi diciamo, anzi, facciamo così, questa è la spira che abbiamo appena calcolato e qui c'è quella successiva, va bene? Allora, se B per esempio è questo, qui ci abbiamo in un certo momento un certo angolo e qui ci abbiamo lo stesso angolo meno cosa? Meno quest'angolo che c'è tra i due praticamente. Bene? Quindi possiamo scrivere questo è il momento della spira 1, il momento della spira 2, sempre da questa direzione perché l'orientazione è quella, è uguale, anche se non fosse quella, siccome c'è il quadrato, questo è organizzato in modo da farvela venire sempre da quella parte. S quadro B su R, anche lei ha la stessa per D omega, per il sen quadro di omega t più una certa fase che chiamo φ2, diciamo, dando per scontato che in questa avevamo φ1 uguale 0. Poi ne metto un'altra ancora più in qua e anche qui c'è un altro angolo ancora, quindi avremo la stessa cosa, avremo m3 uguale la stessa cosa, però il seno sarà di d omega per t più una certa fase φ3. Morale, il momento totale, sono tutti positivi rispetto a questa direzione, il momento totale è uguale alla sommatoria, la sommatoria di tutti gli mn, ossia uguale, alcuni pezzi sono uguali per tutti, S quadro, B su R, di omega, per la sommatoria dei sen quadri di omega t più phi n. Ok, sommatoria n. Allora, sulla base di una ovvia proprietà delle somme, se io ho una somma di a n, la posso scrivere come la media di a moltiplicata per il numero totale di quelli che mettete nella somma. La definizione di media è la somma diviso il numero, quindi questa è ovvia. Facciamo la stessa cosa qui, cioè questa somma me la scrivo come il numero totale di spire per la media di sen quadro. Adesso devo interrompere il video e passare a quello successivo.